Questo ci ricorda tantissimo una barretta molto simile di Reese's Reese's. o Trejus, non mi ricordo come si chiamava, comunque proviamola. Poi ASMR. Ah, ecco lì. Sì. È proprio uguale. Al cioccolato si sente che non è uguale. No, mamma mia, Eccola qua. ma pure la forma, eh? Arrivederci. Ciao formiche, come state? Tutto bene? Mi sono soffiato dentro. Sì. Quindi non è arachidi dentro, non ci sono i pezzi di arachidi, ma mi sono soffiato. Non ti dico però. La cioccolata. No, però Mangiabile. Mi ricordo tanto quando feci la challenge del calendario della Bentley M&M's. C'era questo cioccolato all'interno. Non Non mi ha questa barretta. preferito. No, ho quattro. Voto. Stavo dicendo Quattro. 5. Cinque. 5. Dai, cinque. Ci sta. Sufficienza. Biscottino? Biscottino, questo non vedete l'ora. Non vedevo l'ora. Questo per noi è una novità. Sì, sta scritto anche qua una Patatina, novità. pure per voi. Ho farina integrale, gocce di cioccolato e grano saraceno. Vediamo. Queste secondo me Me sono li aspetto buonissime. pure grandi, cicciotti. Sono le E così io. Madò, già Madò. l'odore. Questo facciamo unità. È un Mi misto un ricorda gli po'. abbracci. Ma pure quelle rotonde che sono uscite, come si Le chiamano? macine? No, non sono No. le macine, che hanno questo colore qua. Ma wow, buonissimo l'odore. Questo è integrale? Questo domani mattina? Il cioccolato non sente. No. E Le adesso si gocce di sente? cioccolato. Non si sentono. Però si sente la farina integrale, eh? Un'altra metà, lo so che non possiamo esagerare, però per capire meglio il gusto, perché abbiamo tante cose. Tu vuoi metà? No, no. Però sono fatte bene, Mi aspettavo più cioè, cioccolato. pure Very goody. Ok. Questi pure nell'acqua di cocco. Spettacolo. Voto? Voto? Sei e mezzo, Sette e sette. mezzo. Io direi di passare al Anche salato. io. Allora, questi li abbiamo acquistati da Sweet Ben. Esatto. Allora, per KFC, Popcorn Kitchen. Ma mica. Ah no, pensavo che era nel microonde. No, no, no. Pure Immagini io stanno i frutti. lì per lì avevo detto la stessa cosa, 90 invece no. calorie. Odora. Spero che non siano troppo pesanti, però. Vedo molto aromatizzati. Tanto. Infatti sì. No, fanno bene. No, non mi piacciono. No. C'è proprio quell'aroma del pollo, proprio che tu prendi. Prova. No, no, no. Prendi i popcorn e ci butti proprio quella sal. Rosmarino. Prova. No, brodo. No, ma non mi piace proprio. Ma già l'odore. Domani brodo. No. Cioè, è brutto. Anche io. Pepe, pure un po' di pepe. Per me Bene. sono due. Poi ci sta sempre quella. Ma non mi piace per niente, che lo vado 5. a fare, Cinque, mi sembra il brodo di pollo. dico. No, non mi piace. No, Vediamo. acqua. Questa è uscita all'interno della degusta box del mese di gennaio. Vita Viva. Coco Pressed. Vediamo, non l'ho mai provata, ho sempre voluto provarla, che di cocco. Wow! Questo è latte, non è manga? No, acqua, però dice. Ci voleva.
Buona. Non mangio il cocco. Non è finta. No. Non passa. Ma no, non so. Non è finta quella, no, quell'acqua no. Finta. Si non... sente il latte? Cioè, non è annacquato. Però è buono perché il cocco si sente molto delicato, non è quel cocco chimico. Si pulisce proprio. Mi è venuto voglia di mangiarmi il cocco. Mamma mia. Ti ricordi tanti anni fa, ma siamo i 6-7 anni lo fa. Lo compravamo sempre. Spesso, sopra il balcone. Pum, pum. Bello, buono, buono, buono. Guarda, mo mi devi prendere i muffin. Sì. Voglio i muffin. Mi dispiace che anche non siano confezionati singolarmente. Vabbè, ma questi si forse troppo fuori. Spreco. Questi sono usciti anche questi nella degusta box. Di gennaio. Della Missy, com'è? Della Mrs. Muffin. Dobbiamo ordinare la box di marzo. Di marzo. Marzo e Gold Box. Non lo so, ma adesso stavo pensando. Mamma, quei bagni questa mattina. Vabbè, saranno semplici. Senti l'odore? Come brown. Quello che ora l'ho aperto un po' male. Piccolini, piccolini. Uno ciascuno? Sì. Sì, pure nel tè. Plum cake. Com'è, morbido? Sì, morbidissimo. Vedete, così. Quante bucce? A me no. Guarda qua. Ne sono tantissime. A me no. No. È buono l'impasto, eh. Mi sta venendo un crampo. Ma no, no, raga. Mi sta venendo un crampo. Fa freddo. Io la mattina scendo alle 6:30 del mattino. Gradi zero. Cioè, questa sta con le caviglie fuori. Ragazze, le calze vi dovete mettere. Le fate più a un gelere chan. E manco. Come fai? Come fai? Pure voi, correte a mettervi le calze, i calzettoni. Sono non so più, pure più seria perché ho l'occhiale da prof. Ok, buono. Buono per me, voto 6. Oh, sei mezzo. Sì. Non è nessuna novità, però sono sfiziosi. Viene qualcuno, lo aprite, li mette tutti bellini a tavola, vi ti faccio un tè, sì, un molto caffè. Carino, molto carino. 6:30. Oh, non la vedevo. Oh, oh, siamo accorti. Kit Kat Cookies and Cream. Questo che stira. È più slim. Non sì. È cicciotto. Sì. No. Ma non mi serve di un crampo. Ma perché? Ma siamo sfortunati. Questi sono gli occhi addosso. Siamo dalle 6:30 di qua per registrare 3 video. 3. Dalle 6:30 sono le 8:30. La videocamera non voleva funzionare, le pile non si volevano caricare. Tutte le pile, pile scariche quando poi erano cariche. Lasciamo stare, lasciamo stare. Ok, comunque dentro è così. Non mi sembra la Kit Kat. Bene. Adesso l'hanno fatto squaggiare. Poi con il freddo si è rifatto e cambiato odore, sapore. Non mi sembra la cioccolata della Kit Kat. No, è un cioccolato scadente. Ma o te è squagliato. E poi... E quello mi è uscito. Nel trasporto. È orribile. Non c'è di niente. Io sento solo un cioccolato scadente, ma non sento che cookies and cream. No. Se è così veramente il suo sapore, due. Si sente solo la cioccolata. Non si scadente, sente. Sottolineerei. Non la caramella salata. Caramella salata pure. Pure era buono. No. Orribile.
No, non ve lo consigliamo. No. Ci sono altri... Assolutamente, che cos'è? Cioè, questa è una novità che suppongo sia... Cioè, abbiamo chiuso già... Cioè, male. Va bene. Abbiamo altri video da registrare, siamo molto fiduciosi, quindi nulla. Speriamo che... Mamma mia, che... Quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!